Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvatore e in questo video vorrei fare la sintesi della partita che giocò ieri il Napoli fuori casa contro l'Atalanta. Bellissima partita, bellissima, ci ha dato molte soddisfazioni. Comunque il Napoli mi è piaciuto molto come ha giocato ieri, perché questa volta ha fatto il gioco giusto. In effetti lui ha saputo mantenere i risultati, è entrato quel pallone dentro, ma a noi non ci interessa, perché l'importante è che il Napoli ha capito che deve fare il gioco, che quando passa in vantaggio non deve dare spazio a nessuna squadra di recuperare. Infatti il Napoli, l'Atalanta è una bellissima squadra, ragazzi, ha giocato molto bene. Però il Napoli ha fatto una bella tattica a giocare così, ha giocato molto bene, infatti abbiamo vinto per ben 3-1 e questo risultato è molto buono perché noi dobbiamo sempre prendere i nostri 3 punti. Adesso stasera giocherà il Milan con il Bologna e sinceramente per il Milan è una partita facile, però a volte può diventare anche una brutta partita. Io me lo auguro che il Milan subisca qualche gol alla fine del secondo tempo e perde, perché il Napoli deve acciuffare la classifica al primo posto. Ragazzi, non sapete come sono contento perché il Napoli ieri mi ha fatto divertire, bellissima giocata, pure se ci mancava Osimhen, però il Napoli ha dato filo da torcere all'Atalanta. Io l'ho sempre detto, sono dei giocatori che possono fare di meglio, è perché, non lo so, sono partite che nascono strane, che non riescono a segnare. Comunque ragazzi, io adesso stasera mi vedo la partita del Milan. Sinceramente tirerò i piedi al Milan che perde, oppure pareggi, però è meglio che perde. Mi fa piacere se perde, perlomeno ci mettiamo pure noi al primo posto, perché poi ci sta l'Inter che sta subito dietro noi, sta a 63, poi c'è la Juve a 59, il Milan è a 66, noi a 66. Se invece il Milan stasera perde, noi ci mettiamo pure noi al primo posto. Intanto però che cosa strana, il Napoli ci sta davanti per 3 punti perché ha vinto quella partita a Napoli, che non meritava proprio di vincerla quella partita. Comunque ragazzi, che vi posso dire? In questo momento io sono felice perché il Napoli sta andando molto bene. Io, come ho detto, il Napoli non deve abbassare la guardia, deve sempre vincere ogni partita, perché i 3 punti se li devi prendere sempre, perché il Milan, già l'ho detto nel pronostico, prima o poi farà un passo falso e quella sarà la cosa che lui, quando farà questo passo falso, il Napoli subito l'agguanterà. Questa volta il Napoli non perdona più. Ragazzi, adesso io vi posso dire, io aspetto con ansia la partita di stasera e speriamo bene che il Bologna ci dia qualche bella soddisfazione. Però non vi preoccupate, queste piccole squadrette a volte fanno il colpaccio, non vi preoccupate, può succedere. Io spero molto che succeda, perché il Napoli facendo questo si metterà un'altra volta in capolista. Adesso ragazzi, io vi saluto e vi auguro una felice giornata, un felice buon pomeriggio e aspettando il Napoli stasera, il Napoli, scusate, il Milan stasera. Allora, comunque, Bologna, dacci una mano. Ok, se vi è piaciuta questa sintesi, mettete un bel mi piace e iscrivetevi sempre più al mio canale. Vi raccomando, iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi e buon Forza Napoli. Ciao.